Ciao a tutti, noi siamo Gabriel, Denizza, Andrea, Ego e Asia. E questo è Mucciaccio, la nostra casa su quattro ruote. Un anno fa abbiamo deciso di lasciare la nostra casa e di partire alla scoperta dell'Europa e le sue meraviglie, con l'intento di regalarci l'un l'altra la cosa più preziosa che abbiamo, il tempo, scegliendo di documentare questo viaggio per rendervi partecipi. Seguiteci, così viaggiamo insieme. Buongiorno. Ciao. Ieri è stata una bellissima giornata piena di emozioni. Siamo arrivati alla nostra prima tappa della ripartenza, che è a Bolzano. Abbiamo incontrato tanti vecchi amici di Gabri nel parco del Talvera, che è secondo me uno dei parchi più belli di Bolzano, se non il più bello. Il centro stavolta l'abbiamo saltato perché comunque ci abbiamo vissuto per 3 anni. La priorità di questo passaggio a Bolzano è stato semplicemente trovare gli amici che avevamo lasciato quasi un anno fa ormai. Adesso ci stiamo preparando a ripartire perché andiamo a fare carico e scarico, gasolio e poi via, si riparte in direzione Innsbruck. Ciao Sportler, questa è la mia vecchia ditta dove lavoravo qui a Bolzano. Infatti c'è proprio qua un carico e scarico comodissimo, che non c'è mai nessuno. E allora abbiamo scelto di venire qua. Riempiamo anche la tanica da 20 litri, anche perché l'acqua di Bolzano è veramente buona. E così abbiamo 120 litri di autonomia. Perché sai che non ho chiuso bene, adesso devo riguardarlo. Dove vai te, Gabri? Alla taglia dei fiorellini. E come sempre c'è chi lavora e c'è chi cazzeggia. Questa si chiamerà Margherita. Abbiamo chiesto il permesso alle pette, vero? Ciao, sono Margherita. Io voglio bere un po' d'acqua. Tanica piena, cassetta svuotata, via. Innsbruck arriviamo. Adesso ci siamo fermati a comprare la vignetta per l'Austria, che è l'unico modo per pagare l'autostrada, credo. Infatti questo è l'ultimo autogrill prima del confine austriaco. Questa è la vignetta austriaca che ha la durata di 10 giorni, tanto noi dovremmo fermarci solo a Innsbruck e poi andare dritti in Germania. Adesso dobbiamo appiccicarla però. Oggi Psyche Bon. Mm. Oggi pranziamo con Psyche Bon. Per te è Bon, Gabri? Sì. In questo ultimo autogrill italiano. Pranzo italiano con Psyche Bon. Psyche Bon. Quante Tesla? E ricariche Tesla. Sono tantissime, cavoli. Ma fino a dove arrivano? Wow, hai visto che bello? Ma guarda quante cose che vendono, Gabri. Andiamo a vedere. Il Schüttelbrot, te lo ricordi? Sì. Il Schüttelbrot, i succhi, tutto d'Alto Adige, le grappe, Ferrari, vabbè, ci sta. Pasta, un po' di tutto hanno qua. Tutti. Oh, i canederli, una vita che non li mangiamo, né? Quali sono? Questi canederli, te li ricordi? Quelli, però sono i canederli grandi, no? Che ti piacevano tanto. Ah, lo speck, mamma mia, guarda quanto speck. Ma che storia. Al posto del solito cartello, una buccia di banana. Thank you.
già in Austria, no? Sì. Ma noi ci stavamo guardando in giro dove era il cartello, dove era il confine, ma siamo già in Austria, quindi... Olè! Benvenuto, Mucciaccio, in Austria! Ciao, da Bolzano! Ah no! Finalmente siamo arrivati a Innsbruck. Innsbruck. E ci faremo un giretto di un paio di ore, un giretto veloce, perché poi il prossimo spot che vorremmo trovare domani è un lago già in Germania, anche perché l'andata volevo farla un po' più veloce, perché abbiamo fatto dei vaccini ai cani che hanno un tempo di 28 giorni, allora vediamo se riusciamo ad arrivare subito a Capo Nord oppure se dovremmo fargli un'altra dose di 28 giorni, vediamo. Adesso manderemo le mail sia all'ente finlandese, norvegese e svedese, in modo da essere in regola con i cani e non aver sorprese dopo. Stai filmando? Sì. Ah. Innsbruck a primo impatto sembra molto Bolzano, ci somiglia. A parte le montagne verde, che sono un po' più alte. È verde. Vieni. Noi pensavamo anche che una volta presa la vignetta eravamo a posto con l'autostrada, invece dopo pochi chilometri c'era un casello e abbiamo dovuto pagare altri 11 euro. La vignetta al posto di 10 euro 10 giorni è stata di 20 intanto. Poi vedremo più avanti se avremo altre sorprese del genere. Piccola pausa al parco giochi e poi decidiamo di rilassarci all'ombra. Dove vi ho da quando ti sei, Diego? Sento che te la pappa tutta. La ciambella era molto buona. Tipica tirolese da Donut. Innsbruck veramente bella, anche un parco stupendo. Ci siamo trovati come a casa quando abitavamo a Bolzano. È molto verde, molto tirolese e poi parlano tutti anche tedesco. Ma no. Te lo giuro. Comunque la nostra visita a Innsbruck è durata un paio di ore e basta, adesso ripartiremo perché la nostra prossima meta è un laghetto appena dentro la Germania, dove poi lì ci staremo un paio di giorni. Una fonderia di campane non l'avevo mai vista. La fonderia Grasmai dal 1599, 300 anni, anzi non sono neanche più capace di contare, 400 anni. Questo è il nostro terzo stato in un unico giorno? Sì, abbiamo fatto Italia, Austria e stiamo entrando in Germania, anche se non c'è scritto Germania da nessuna parte. Sì, ma non capisco sta cosa. Non c'era scritto né Austria quando siamo entrati in Austria e nemmeno Germania adesso che siamo in Germania. Deutschland. Sì, non si è visto niente. Siamo in Tedeschia. C'è proprio anche la polizia, speriamo che non ci fermino. Che le ultime parole famose. Ma perché devi parlare? Ah? Perché devi parlare? Perché?
Capital sempre sfiga. La fortuna ci ha baciato, la polizia ci ha lasciato passare, sì. Ma perché avrebbero dovuto fermarci? Perché siamo dei narcotrafficanti. Abbiamo fatto 3 stati in un giorno. Siamo usciti dall'Italia, abbiamo attraversato l'Austria e ora siamo in Germania. Dovremo fermarci adesso, se ci piace il posto, a Kiefersfelden, vicino a una pozzanghera. È un laghetto. Vabbè, c'era un laghetto e vicino a un fiume. Boh, vi faremo sapere. Mamma mia, ragazzi. Direi che il primo spot in Germania sembra fantastico. Buongiorno amici, stamattina si è svegliati in questo posto fantastico, abbiamo dormito benissimo, una notte silenziosissima, finalmente ci voleva dopo 2 notti di casino, anche perché il parcheggio che avevamo trovato lì a Bolzano era sì vicino ai nostri amici, ma comunque su una strada principale, quindi tra moto e macchine non abbiamo dormito bene. Invece finalmente stanotte sì. La Deni fa sempre le sue preghiere, questa volta in un bosco. I cani vogliono uscire se si pisciano addosso. Gabrielino ancora nella sua cameretta che se la dorme. Questo è il nostro spottino. Dietro c'è il giardino di una casa, infatti magari ci mettiamo più avanti dopo se vanno via tutti. Vediamo. Il posto è veramente uno spettacolo. L'unica cosa, si sente un po' in lontananza il rumore dell'autostrada che passa qui vicino, ma è comunque accettabile, non sei attaccato. Per il resto solo uccellini e natura. Questo qua è il Biergarten, immancabile, mezzo super speciale. Dato che siamo in tema tirolese, oggi si cucinano gli spätzle con burro e dopo metteremo il grana perché la Dini è vegetariana. Fatti in padella, burro l'abbiamo messo, ci aggiungiamo gli spätzle. Vediamo se questa volta non ho dimenticato nessuno, ok. Li mescoliamo e ci aggiungiamo un pochino di acqua. Di solito usavamo lo speck buono dell'Alto Adige, ma adesso non si può più, quindi ci accontenteremo di burro e grana. Volevi fare il picnic? Sì. Allora dai, facciamo sto picnic, ok? Mangiamo lì riva al lago? Sì. Schissetta preparata, compreso di dolcetto, e adesso siamo pronti per farci un bel picconico in riva al lago. Andiamo, Gabri? Ci hanno portato i spazzolini da denti? Ci laviamo dopo sul camper, tanto siamo qua a 10 metri. No, perché non abbiamo provato ancora a vedere se funziona dell'acqua questa. Ci sentiamo un po' osservati. Ne ha già nego. Non ho impressione. Il pranzo l'abbiamo spazzolato, mi sa che avevamo fame. Avevo portato un dolcetto, ma si è sciolto tutto. È diventato un succo. È diventato, è diventato un succo. Dai, lo mangi in un altro modo oggi. Non è male. Anche così è buonino, vero Gabri? Leccati la gamba. Qua ci sono tanti pesci e tante canne da pesca in acqua.
bisogna lasciare dentro la canna e dopo un po' tirare su e vedere se c'è il pesce. Perché io abbocco tante volte, sono bravissima. Bene amici, vi salutiamo e vi ricordiamo, se vi è piaciuto il video, di metterci mi piace, di commentare e per chi non l'ha ancora fatto di iscriversi al nostro canale. Al prossimo video, ciao!